Wow. Bene, con questo ragazzi stasera dormo ancora fuori casa. Ma io penso che sia semplicemente il seguito di Cocoon, che è Cocool. Ha depositato un uovo luminescente, cazzo. Allora, ieri abbiamo parlato di questa vita molto strana che conduce Keanu Reeves, no? Sì. Il famoso attore che ha fatto Matrix. Sì. Allora, io ieri mi sono documentato un po', sono andato a leggere alcune cose su di lui. È tutto vero quello che vi ho raccontato. Cioè, veramente un pazzo. Stavo dopo pure una brutta vita, insomma, mi sembra. Quello esce con tutto stronzo compilation volume 6, te lo dico io, tranquillo. Però l'altro giorno, visto che si avvicina il Natale, le varie feste, ha scritto un post sulla sua pagina di Facebook, molto bello, l'ho tradotto in italiano e ho realizzato questo blocchettino che fa riflettere molto. L'ho fatto sentire anche mia madre, mi ha detto morirai presto. Ma qual è quel post che ha scritto Keanu Reeves con no, è molto bello invece, perché fa riflettere sul fatto che ormai siamo abituati a vivere questa vita frenetica, sì. Non ci fermiamo mai a guardare le cose importanti. Ah, ok. Ma ha messo una foto di un cazzone gigante? No. Se no lo banna. No, l'ha messa Filippo Lo Vuoi per farlo bannare, capito? Vabbè, allora non lo ascoltiamo, niente. Vai Pippo. Le senti tutte le persone intorno a me? Beh, stanno correndo al lavoro e non prestano attenzione a nulla. Certe volte siamo così presi dalla nostra vita quotidiana che ci dimentichiamo di ritagliare un po' di tempo per apprezzare le bellezze della vita. È come se fossimo degli zombie. Dai, guarda su e tira fuori la testa dal cellulare. Saluta qualcuno che non conosci e magari abbraccia qualcuno che sembra triste. Salva qualcuno. Dovresti vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché purtroppo è questa la realtà. Quello che le persone non sanno di me è che sono caduto in depressione. Non ne ho mai parlato con nessuno. Mi sono dovuto conquistare la mia via d'uscita dalla depressione. La persona che mi teneva lontana dalla mia gioia ero io stesso. E come tale va trattato. Il domani non è garantito, quindi vivi l'oggi. Spero che tu condivida questo messaggio per spargere amore in questi giorni di festa. E dopo aver ascoltato la mia voce, fai sì che le tue esperienze passate non condizionino il tuo futuro. E che questo messaggio possa raggiungere chiunque ne abbia bisogno. Ora aspetta a te farlo arrivare ovunque. Buon Natale dallo Zoo di 105. Pelle d'occhina! Pelle d'occhina! L'unico mio è che è un po' scemo che New Reeves. Madonna, ragazzi, vi rendete conto che in un momento così profondo lui riesce a tirar fuori la comicità, ti fa riflettere e ridere allo stesso tempo, in più e la battuta è anche intelligente. Neo, perché lui era Neo in Matrix, cioè capisce anche gli allacciamenti al cinema. Ma una roba, quella zoccola di sua Matrix. No, Fabio. L'intelligenza al cinema. Ti faccio un po' di pasta alla Matrix Chana. Qual
la gara di battuta. Io proporrei una sfida Fabio Lisei versus il maestro. No, perché... sì, addio, bella. Quindi vuoi azzerare gli ascolti di quest'anno, con tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare fin qua. No, è più forte Fabio. Più forte. Dai, maestro, dai, un'altra. No, questa su Matrix ormai è finita. Non è vero. Ma c'è Morpheus, cosa fai? No, non ci sono Trinity? Tag. Trinity, no. Aspetta, il coniglio bianco. Pastiglia blu. Tubo in culo, maestro. Vada col tubo in culo. Ah no, hanno attaccato la testa. Beh, è uguale. Tanti hanno il culo in testa. Moltissimi. Ci hai fatto caso che erano attaccati con un jack della chitarra? Cioè, questo sistema incredibile, rivoluzionario, futuribile, erano attaccati con il jack della Fender, cazzo. Maestro, cortesemente, siamo un po' in ritardo oggi, quindi avrei bisogno che lei ci facesse una bella battuta. Eravamo andati tanto bene adesso. Scusi. Vabbè, no, io lo dico per te. Io confido nella sua grandissima capacità comica. Va bene, allora sai con cosa spengono gli incendi e i supereroi? No. Con l'estintor. Bravo, grazie. Bravo, è bellissima. 16.000 euro al mese in più l'anno prossimo. Bravo. Buon Natale a tutti dallo Zoo di 105. Babbo Natale un merda. Babbo Natale un merda. Babbo Natale un merda. Babbo Natale un merda. Buon Natale dallo Zoo di 105. Dallo Zoo di 105. Tra poco, un'altra scenetta dal nostro archivio selezionata da Babbo Natale. Babbo Natale un merda.